di bellezza nasce dall'idea di fondere i classici servizi estetici con l'Hair Stylist, un team specializzato al servizio delle donne per la cura del loro corpo e dei loro capelli. Nell'Elisir di bellezza troverai servizi di epilazione, pedicure, massaggi, manicure, ricostruzioni unghie, extension e laminazione ciglia, ma anche la cura dei tuoi capelli con tagli e piega di tendenza, colorazioni moda, balayage, chatouche, acconciature e trattamenti cute di bellezza. Vieni a trovarci nel nostro salone, lì troverai l'Elisir della tua bellezza. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Da Synergy Cittanova continua la rottamazione sulle stufe a pellet Nordica, Ravelli, Linea U2, CS Thermos, Dalzotto. Scontiamo il tuo usato fino al 65%, pagamento fino a 48 mesi anche senza busta paga. Servizio consegna e installazione a domicilio. Synergy Cittanova, vicino alla villa comunale. Dal cuore della Calabria greca, dalla terra del bergamotto, nasce un amaro che ti sorprenderà, Caciuto. Il bergamotto, l'alloro, la liquirizia, il finocchietto selvatico, antiche essenze, dai sapori e dalle proprietà uniche, che affondano le radici in una terra dalle tradizioni e dalla storia millenaria. Amaro Caciuto. Bevilo freddo e scopri tutta l'anima del sud. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Nuovo punto vendita del caseificio Ilma. Da noi è tutto rinnovato. Ampia vetrina, ampia scelta, ampio parcheggio. Decisamente tutto nuovo e tutto ampio. L'unica cosa rimasta uguale è la qualità, perché era già ineguagliabile. Caseificio Ilma. Nuovo punto vendita, contrada Canne, vicino alla rotonda a Caulonia Marina. Caseificio Ilma. Qualità ineguagliabile. Buongiorno, buona mattinata e benvenuti alla nostra rassegna stampa in prima pagina subito
i principali quotidiani calabrese che vedrete in edicola, noi andiamo a dare uno sguardo in digitale. Diciamo, partiamo con la rassegna stampa di Telemia, che come sapete ogni mattina ci tiene compagnia in diretta e apre l'informazione della nostra emittente. Ecco, Gazzetta del Sud già in primo piano sul vostro televisore in digitale, deserto rosso tra indagini e polemiche in Calabria, strade estremi vuote nel primo giorno di lockdown light, così titola Gazzetta del Sud, inchiesta della Procura di Reggio sul tracciamento dei positivi. Qualcosa è andato storto, Reggio qualificazione dell'aeroporto al palo i 25 milioni e poi Locride, banco nuovo, perché le accuse sono crollate in base alla lettura della sentenza. Calabria, le scelte della politica, gli ultimi fuochi della legislatura, distribuite poltrone tra giunta e consiglio regionale, così Gazzetta del Sud. Emergenza sanitaria con troppi veleni al comune, non si trova l'unità. E poi il centro pagina, vedete com'è, Good Morning America, il candidato democratico vicino alla Casa Bianca, il tycoon contesta in modo scomposto. E poi ancora Gioia Tauro, i negozianti aprono, poi bloccano la strada e manifestano davanti l'ospedale. Lutto nella musica, è morto a 72 anni Stefano Dorazio, batterista dei Pooh. Vedete ancora la foto di Biden e qui viene specificato in carica. Trump, una caricatura. Questo è il titolo che Gazzetta del Sud inserisce con la foto notizia. E poi vedete madre 17enne a Trapani, un tragico volo di 15 metri. Dopo il parto butta il bimbo dal quinto piano. È incredibile. Una gravidanza nascosta perché aveva timore delle reazioni della famiglia. Serie A, niente primo posto per Sassuolo domani, quindi 0-0, domani Lazio-Juve. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud, andiamo al Quotidiano del Sud, che è già in vostra visione. SOS dall'ospedale di Polistena, medici contagiati e niente sostituti. Un problema non serio, serissimo per l'ospedale della Piana. Ieri 238 casi con meno tamponi. Lamezia, pene pesanti per bevilacqua, politico del clan Paola, Terme Lugiane e voti, i dialoghi dei big della politica. E poi Crotone, le nuove tribune dello stadio non saranno smantellate. Andiamo al centro pagina, dove c'è anche la fotonotizia. Consiglio regionale sulla pandemia, oggi seduta straordinaria, la maggioranza vuole chiedere la zona gialla e ha le carte in mano. Capiremo dove sono stati fatti degli errori annunciati già ieri. I casi della struttura sono arrivati a 13 e ci sono ritardi mostruosi nel rafforzamento dell'organico. Parliamo ovviamente dell'ospedale, poi da tempo bloccati i ricoveri non urgenti. La Procura di Reggio indaga sui tracciamenti positivi lasciati senza comunicazioni. Altre due vittime e 122 nuovi contagi. Due morti in Presila, altre scuole chiuse a Cosenza, focolaio al Camp Rom di Lamezia e resta alto il numero dei casi nel Vibonese. E poi reparti al limite della saturazione a Catanzaro, a Crotone record con 60 positivi, il direttore generale, troppe feste, salgono i contagi anche a Botricello. Un cartellino rosso per le coscienze, la responsabilità delle zone, responsabilità diffuse per le zone rosse. E poi uno schiaffo che sveglia i calabresi. Vedete quante opinioni oggi. I sindaci subito, rimborsi e servizi sanitari potenziati. L'intervista a Bruno Bossio sulla zona rossa servirà più trasparenza. Alcuni la protesta dei commercianti disobbedienti rimasti aperti. E poi il Covid non frena le liti della politica, balletto di responsabilità. E la regione rimane sotto accusa. Chieste misure necessarie. Il Consiglio Comunale di Reggio, straordinario, incentrato sull'emergenza sanitaria. Mentre in regione continua la girandola di nomine, il Codacons va in procura, c'è un esposto granato, strane priorità. Lasciamo anche il Quotidiano del Sud e andiamo sulla nostra home page, sul sito di Telemia. Come vedete partiamo con l'escalation a Rosarno, un'escalation di contagi sale a 92 il totale dei positivi, ieri più 19, numeri importanti.
Calabria, zona rossa, verità e bugie, e poi Covid-19, commercianti in protesta a Siderno. Qui vedete i servizi, le video interviste dei commercianti sidernesi che hanno in un certo senso protestato in maniera efficace, ma senza ovviamente invadere le strade. Coronavirus in Calabria, vedete poi l'articolo dedicato al riepilogo, altri 264 positivi, crescono i ricoveri in terapia intensiva e ci sono 4 morti. Ovviamente parliamo di ultra ottantenni e novantenni. L'occhio della nota del Consiglio regionale di Giacomo Grinò, e poi vedete il Consiglio, il centrodestra va alla guerra con il governo del PD che scende in trincea. Grinò, dicevamo, poi lo vedremo anche meglio nel nostro TG, ha parlato della zona rossa definendo appunto le verità e le bugie che vengono dette. Polistena ha autorizzato in queste ore anche il laboratorio dell'ospedale per processare i tamponi molecolari, come da me richiesto, lo dice l'onorevole delle 5 Stelle Audino, il senatore delle 5 Stelle Audino. E poi è in corso il Consiglio dei Ministri che farà rinviare le elezioni a Siderno del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria alla primavera 2021. Non sappiamo, ma ieri sera era in corso, vedremo come è andata a finire. Calabria regionale del Consiglio regionale della Calabria, capigruppo, maggioranza, situazione insostenibile. E poi ancora Mammola, 2 nuovi casi di positività al Covid, Rosarno, la positività che abbiamo visto, e poi è morto il dottor Michele Cataldo, medico chirurgo stimato, era consigliere capogruppo a Siderno in consiglio comunale nel gruppo Volo. Taurianova, boom di contagi, 13 nuovi casi, 92 in totale i positivi al Covid, quindi in questo momento sono a pari merito purtroppo in questa terribile classifica sia Taurianova che Rosarno. Sant'Agata del Bianco, una donna contagiata da Covid, arrivano i primi contagi in paesi che erano stati non toccati, diciamo, dal coronavirus. E poi vedete Calabria, zona rossa, il commissario Conte, allora un attimo, il commissario su Rai 3, il piano Covid, dovevo farlo io, domani mi cacceranno da qui, questo dice. Lasciamo il nostro portale, andiamo su Calabria Live, il più autorevole quotidiano web dei calabresi che stanno nel mondo, zona rossa o gialla, diatriba inutile, la regione voti contro il decreto sanità. Dopo le dichiarazioni del ministro Speranza alla Camera, discutere di colori è una perdita di tempo, meglio parlare di come fronteggiare il nuovo decreto sanità che mortifica i calabresi e non risolve alcun problema. E questo si riferisce al Consiglio regionale che oggi si terrà in via straordinaria per chiedere il declassamento ai fini Covid, quindi declassamento a zona gialla. Zona rossa, le reazioni e le iniziative dei sindaci amministratori per trasformarla in zona gialla. Vedete il titolo, zona rossa ancora, a tutto campo le schermaglie, le accuse reciproche tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. Sicler, il supercommissario alla sanità, il governo scelga Guido Bertolaso, ma mi pare che non accoglierà mai questa proposta perché è Bertolaso è una figura diciamo vicina al centrodestra, quindi sarebbe già da escludere in termini politici, parliamo ovviamente. Sandra Savaglio, al via la nuova stagione online a scuola di Open Coesione, poi la chiusura della Calabria secondo il massmediologo è una carognata. Giovanna Cusumano in piazza l'altra sera a Reggio, mancava la politica, zona rossa, fase drammatica, la tempesta perfetta si abbatte sulla Calabria. Puoi bagnare dal 14 novembre la settimana della musica, ma purtroppo online. Giuseppe Falcomatà, si voterà il 29 con il, per il Consiglio Metropolitano, dice così, ma c'è un Consiglio dei Ministri, capiremo se è cambiato qualcosa. Marcello Anastasi, prima della chiusura della legislatura, provvedere ai troppi precari in zona rossa, ma cittadini e imprese non devono pagare per le colpe di altri, serve una manovra immediata. Lasciamo anche il quotidiano Calabria Live, torniamo alla Gazzetta del Sud e andiamo all'interno a sfogliare appunto il nostro giornale. Vedete, escalation continua, non si intravede il picco dei contagi, eccolo qui. Questo è il titolo, gli occupati sono 2515 letti in terapia intensiva, che sono già, diciamo, occupati da persone. In Europa un infetto ogni 37 persone,
Questa è la media europea, quindi l'escalation non intravede il picco, vuol dire che non si è arrivati al punto massimo, quindi si aspetta ancora salita. Altri 37.000, vedete, 809 positivi, un numero molto alto, e poi ci sono stati, solo nelle ultime 24 ore, pensate un po', 446 vittime di coronavirus in Italia. Qui la cartina, la Calabria per fortuna come numeri è praticamente ultima, quindi i contagi stanno salendo anche nella nostra regione, dobbiamo dirlo, reparti di medicina sempre più saturi, difficile poter curare in ospedale altre patologie. E poi molte lezioni ancora in presenza, il TAR riapre le scuole in Puglia, deroghe anche nelle aree come classificate come rosse. Gli anticorpi dei bambini limitano la diffusione del Covid, questa è una bella cosa. Una ricerca italo-americana conferma alcune sensazioni. La sensazione già c'era, riscontrato una diversa reazione immunitaria rispetto agli adulti. Quindi gli stessi anticorpi che hanno i bambini limitano e bloccano in un certo senso la diffusione del Covid. Altre regioni corrono, questo è tra virgolette, verso le misure più estese. Nelle prossime ore sarà disponibile il monitoraggio aggiornato dalla cabina di regia. Vedete ancora a rischio anche la Campania, dove esplode la disputa del lungomare di Napoli. E poi all'interno dell'articolo si capirà che cosa è accaduto. E poi parla della nostra Calabria. Vedete, in Calabria strade semivuote e timori nel primo giorno di lockdown, cioè i calabresi rispettano le regole. Profonda l'inquietudine anche nei commercianti che possono aprire. Conviene? Perché non si vede nessuno in giro? È chiaro, decreto ristori, perché nessuno può andare in giro se non per motivi di necessità. Decreto ristori, contributi raddoppiati nelle zone rosse. Lunedì i bonifici per 211.000 attività, per quasi un miliardo. Tasse rinviate al 2021, aiuti alle famiglie e sostegni a 19 categorie sinora escluse, quindi altre categorie sono state inserite. Almeno questo voglio dire. Primo piano, lockdown. Vedete il professor Raffaele Bruno che a Pavia dirige il reparto di malattie infettive del Policlinico. È giusto applicare il lockdown, dice. Autorevole opinione controcorrente del luminare calabrese che a Pavia ha curato e guarito il paziente 1. Lo ricorderete tutti, Raffaele Bruno. Una scelta di buonsenso, dice, quella del governo per 15 giorni ha chiuso la Calabria. Dice dobbiamo limitare, ma noi in effetti... Per 15 giorni, se la curva in Calabria cala, probabilmente il sacrificio vale la pena. Muro del centrodestra contro il governo, si valuta un'ordinanza per le riaperture. Dopo la zona rossa, i capigruppo della regione spingono per la linea dura. Spirlì, sì al dialogo, ma la sua linea ondivaga è un segnale di debolezza. E poi tracciamento, tamponi e pazienti in isolamento, inchiesta della procura, ritardi e caos a Reggio. Vedete poi piano Covid, figuraccia di Cotticelli nella trasmissione titolo quinto di Rai 3. Ora sarò cacciato da questo posto. Dichiarazioni sciocche e imbarazzanti del commissario alla sanità Saverio Cotticelli in un'intervista andata in onda ieri sera nella trasmissione Rai 3. Incalzato dalle domande dell'inviato, Cotticelli ha ammesso di non sapere che la redazione del piano Covid, che ancora non c'è, era un suo compito, quindi non lo sapeva, salvo poi provare a correggere il tiro, mentre la subcommissaria Maria Crocco lo redigisce, cioè la sto realizzando, dice, la settimana prossima è pronta, quindi davanti allo stupore del cronista che poi ha aggiunto domani io sarò cacciato da qui. Questo è quello che è accaduto. E vedete poi il tracciamento dei tamponi a Reggio, ritardi e caos. I pazienti in isolamento purtroppo hanno i tamponi in ritardo, apre a procura di Reggio un'inchiesta. L'ASP dice manca il personale, ma l'iter dei concorsi è partito solo dopo i primi interrogatori. Così dice. E poi lieve contrazione dei positivi e 3 nuove vittime. E questo è l'Altman, praticamente viene lanciato l'allarme sul blocco dei ricoveri e sulla saturazione dei posti. Secondo la fondazione Gimme, ogni 100.000 abitanti, pensate, 230 risultano contagiati. Quindi, insomma, un numero non altissimo,
tenendo conto di alcuni parametri, ma alto secondo appunto quanto era accaduto a marzo-aprile. E vedete, i nuovi casi sono 264. La Germania adesso cambia idea e giudica la regione a rischio di elevata infezione. Quindi la Germania anche sulla Calabria dice ha cambiato idea. Le accuse, le cure essenziali ai cittadini, dati LEA 2018, Calabria in coda, ma sufficiente e in miglioramento. E quanto viene scritto. Vedete quante opinioni contrastanti ci sono sulla vicenda? E poi Biden ad un passo dalla Casa Bianca. The Donald non si arrende e ribadisce voti per posta illegali e da invalidare. Elezioni USA, super involata Trump in Pennsylvania e Georgia ed è vicino alla conquista del Nevada e dell'Arizona. Questa è la situazione. All'orizzonte la staffetta nel 2024 per diventare anche la prima donna presidente. Vedete, si tratta di Kamala che è pronta a fare la storia. Le TV bloccano Trump, dice falsità, oscurato mentre ribadiva le accuse di brogli. Con unanime, non ci sono prove. E poi scontro tra medici e il tycoon durante la diretta di venerdì notte. Insomma, Trump, dobbiamo dirlo, in questo momento è in caduta libera. E poi partenze dei barconi segnalate anche con i mezzi navali e aerei. Vedete, in Italia e in Francia studiano un piano per coinvolgere la Tunisia, controlli in mare per arginare l'immigrazione, riflettori su finanze e capitali stranieri. Andiamo. Partorisce di nascosto in casa e lancia il bimbo dalla finestra. Pensate un po', la procura procede per omicidio volontario. Orrore a Trapani. Una 17enne temeva la reazione della famiglia, che non sapeva nulla, probabilmente la gravidanza. Il quartiere residenziale alla periferia di Trapani, dove è avvenuta la tragedia, in via Francesco De Stefano. Vedete la foto? E dove è accaduto, insomma, la tragedia. L'opposizione, vedete, l'oppositore Solovey, lo zar ha il Parkinson. Putin è malato, si rimetterà presto. Il Cremlino smentisce assurdità. Il presidente è in perfetta salute. E funziona anche così. Ci spostiamo all'interno di Gazzetta del Sud. Vedete poi cultura e spettacolo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è molto stretto, quindi non possiamo andare oltre un certo margine. E poi regione. Corsa all'ultima nomina. La politica distribuisce incarichi. Vedete anche Spirlì rimpolpa il proprio staff con esponenti di provata fede leghista. In consiglio assunti 5 professionisti dell'area per supporto alle attività. E poi qui vedete la disegnazione della Cittadella e Palazzo Campanella. Qui vengono pubblicati in Gazzetta del Sud Marco Maiolo, Fabio Valente, Gianluca Nardi, Giuseppe Folino, Mafalda Santoro ed ancora Francesca Bufano, Ubaldo Panno e Stefania Caizza. Questi sono i nomi che vengono inseriti tra lo staff del vicepresidente. Granato al Codacons, brutto spettacolo, dice. E poi cedimento del tetto in consiglio. Il consiglio nomina un consulente di parte, la tragedia sfiorata a Palazzo Campanella. E poi i sindacati insistono, subito 40 milioni per i forestali, la richiesta della CGIL, CISL e GUIL al governo nazionale. Sfondano l'ufficio postale a colpi di mazza, guardate nelle foto, sono i banditi che portarono via solo un toner, il denaro era stato messo al sicuro in cassaforte. Smascherati gli autori, uno è finito ai domiciliari, obbligo di dimora per altri due complici. E qui i momenti della, diciamo, dell'ingresso violento nelle poste. Erano con il volto coperto del passamontagna e sferavano colpi contro la vetrata blindata. Lo vedete in questa pagina. E poi Calabria ancora, Vibo Valenza, cadavere nei boschi, ancora è ignota l'identità. Mentre la Cassazione accoglie il ricorso di Gian Borrino, l'ex consigliere regionale coinvolto nelle inchieste di nascita Scott del 19 dicembre scorso, deve rispondere all'ipotesi di reato di concorso esterno. Andiamo ancora su Gazzetta, concorso esterno, 5 anni e 4 mesi per Bevilacqua. Vedete l'ex consigliere provinciale, vicepresidente della SACAL, accusato di essere vicino al clan Giampà di Lamezia.
Scacco alla regina, tutti condannati, accusati di traffico e spaccio di droga. Legge l'impianto accusatore della procura di Lamezia, Caterina Butruce guidava l'organizzazione anche dal carcere, pensate. E poi il comune di Lamezia chiede l'autorizzazione per assumere personale. Purtroppo Lamezia ha la pianta organica dimezzata. Migba, vedete, verifica il progetto di restauro dell'abbazia. Stiamo parlando dell'annuncio della sottosegretaria Anna Laura Orrigo per il sito di Carlopoli. Disinnescata una bomba ecologica alla foce del fiume Angitola. Pizzo, quasi del tutto rimossi i rifiuti, 1300 metri cubi sepolti sotto la sabbia. Vedete le foto. Ora si lavora per la bonifica del sito più grande, 30.000 tonnellate. Il generale va da là. Il Covid non ci ha fermati, difficoltà tutte superate. E qui la foto del terreno che è stato bonificato. Moglie del boss libera, la Cassazione conferma. Filandari, era stato respinto il ricorso della DDA. Rosetta Lopreiato, coinvolta anche nel maxi blitz dello scorso gennaio, è in libertà. A Monterosso sorgerà un impianto di compostaggio, soddisfazione espressa dal sindaco Lampasi e dall'assessore La Grotteria, vedete. Reggio, sgonfiata la protesta, resta la tensione, negozi chiusi e poca gente in strada, la cronaca della prima giornata di lockdown out e poi in riva allo stretto. E qui ci sono i negozi che possono rimanere aperti in zona rossa con tutto l'elenco e anche, possiamo dire, qualche commento. Nessuno si assolva per la zona rossa, la posizione del segretario della CISL, Rosi Perrone. E poi ancora sul coronavirus a provincia di Reggio Calabria, il commissario non in presenza e salta l'esame per avvocati. Poi in aula le mascherine, in casa al PC. La scuola si sdoppia nella zona rossa. Le difficoltà di studi comprensivi entrati da ieri in una nuova modalità differenziata. La preside Barbieri, famiglie preoccupate, è una gestione complessa. C'ha perfettamente ragione. Come si fa a far indossare le mascherine ai bambini degli elementari per 8 ore? Contagi in aumento, ma l'ASP in difficoltà per i carichi di lavoro. Non ci sono risposte a telefonate e mail, e figuriamoci. E poi, ammessa col certificato la catechesi solo online. Le nuove disposizioni per la diocesi, i parroci devono vigilare affinché si evitino assembramenti. E poi l'ultimo brindisi si è tinto di rosso, il circo del tennis prima della chiusura. Sono tante le attività che sono chiuse, hanno voluto brindare a questa chiusura che speriamo duri il meno possibile, vuol dire che la curva si sarà raffreddata. E poi l'arte, far di necessità virtù, la pausa pranzo, meglio sul lungomare. Vedete che bella foto. E ancora sul coronavirus a Reggio, neppure il virus riesce a unire la politica. Le problematiche della pandemia passano spesso in secondo piano, mentre lo scontro si concentra sulla gestione dell'emergenza. Il sindaco aveva chiesto senso di responsabilità, il consiglio comunale non trova compattezza e si divide sulla composizione della task force. Dalla regione immobilismo, ma si esca dalla zona rossa, lo dice il centro-sinistra. Bocciata la nostra proposta di impugnare l'atto al governo. Il centro-destra attacca il primo cittadino e i suoi, sempre sul Reggio. E poi Comune e ASP stringono per il primo hotel Covid. Perna, strutture con più di 30 posti si facciano avanti. Ecco il piano dei controlli. Al comando entra il virus. Un agente risulta positivo, contatti da ricostruire, in arrivo per 3 mesi 12 nuovi vigili urbani, purtroppo questo. Ecco il piano dei controlli, l'abbiamo già visto, e poi in basso non è stato formalizzato l'accordo, la struttura destinata ad accogliere i malati lievi, lodevole l'intenzione ma non sovraccaricare i reparti all'ospedale, c'è una bella struttura pronta ad essere utilizzata per i malati lievi. Ogni decesso è una sconfitta per tutti, lo dice il dottor Biasi. Installi il restyling dell'aeroporto, ancora spesi 25 milioni e poi vedete a Gioia Tauro i negozianti aprono ugualmente. A seguito delle rassicurazioni del Presidente del Consiglio regionale Tallini sul
Su ricorso, centinaia di cittadini si sono spostati all'ospedale che sta per diventare centro Covid. Vedete qua la protesta. Su Taurianova è compatta la protesta del settore, quindi c'è ancora. A Rosarno il sindaco coinvolge l'ANCI, una cinquantina di commercianti in piazza Valarioti. Insomma, proteste diffuse un po' in tutta la regione. Si tiene anche a Palmi, allarme Giffone, la situazione in provincia, finalmente i tamponi dell'ospedale all'ospedale di Polistena. Questa è una bella notizia. E poi qui vedete i conteggiati un po'. A cinque fronti sono state chiuse le scuole, anche a Laureana di Borrello. L'unico ricoverato è guarito, è tornato a casa. Poi a Giffone la situazione è diventata sempre più allarmante. Sui 64 vedete tamponi effettuati ieri da LUSC, eccetera eccetera. Di Taurianova 29 sono risultati positivi, quindi situazione difficile a Taurianova. A cinque fronti 17 persone, mentre a Polistena 57. Ancora la situazione è grave a Santo Stefano. Pensate che una maestra della scuola dell'infanzia e 7 suoi alunni e 2 genitori sono tutti positivi. Poi a Cittanova salgono a 30 i casi accertati e 68 le persone in quarantena. E a Laureana di Borrello l'unico ricoverato al GOM è guarito ed è tornato a casa, mentre 10 casi sottoposti al tampone il 31 ottobre, 5 sono risultati positivi. Questa è una situazione, diciamo, in breve sulla Piana di Gioia Tauro. Quale zona è più rossa? I comuni chiedono la revoca. Sinopoli, Santo Femmine ed Aspromonte. Non si capisce nulla, lì c'è ancora la zona rossa regionale. Siderno, vedete, una zona rossa di rabbia, un colpo mortale per la Locride, Barranca e Fragomeni, sanità tradita ed economia a rischio. Idee politiche opposte ma reazioni simili dei due candidati a sindaco più accreditati. Così dice l'articolista Lisa De Bava. Appelli alla piccola distribuzione, allentate la morsa o il commercio resterà soffocato. Verteramo, adeguare le misure ai numeri reali dell'emergenza sanitaria. Ancora nel Reggino, vedete, ospedale, tanti mesi sono passati inutilmente a Locri, l'amara presa d'atto del comitato civico in difesa del nosocomio. La situazione è figlia di un commissariamento che sembra non finire mai. Mentre a Motta San Giovanni un altro positivo al borgo era già in quarantena. E poi il virus arriva a Roccella, 10 contagi, tutti positivi ai test rapidi. Ora si attende l'esito dei tamponi. Il coronavirus si rompe anche a Roccella, qui parla di 10 contagi positivi al tampone. Noi sappiamo molti, molti di più, ma le persone positive, ecco, alcune con lievi sintomi, la maggior parte asintomatiche, in attesa del tampone rinofaringeo dell'ASP, si trovano già in isolamento domiciliare, anche destinatari di un'ordinanza sindacale. E poi intanto vedete a Mammola continua a salire il numero dei positivi, anche ieri sono stati registrati 2 nuovi casi, un altro a Benestare, altri 2 a Benestare, un altro a Santa Agata del Bianco. Su Mammola ne abbiamo 21, ma spesso si legano alcuni focolai. Poi per porre un freno alla situazione, dice l'articolista Alberto Antello Lubis, si rischia di diventare difficile e pericoloso. Il sindaco Vittorio Zito ha emesso un provvedimento trasmesso anche alle forze dell'ordine, ordinando ai residenti risultati positivi ai test rapidi di comunicare immediatamente al proprio medico, eccetera eccetera. Questa è una cosa che è stata già pubblicizzata ieri, ma anche diciamo la stessa ordinanza è stata fatta anche a Locri e in altri comuni, compreso Marina di Gioiosa. E poi vedete Villa San Giovanni, si ingrossa la discarica di rifiuti nel piazzale della stazione FS. Ancora un appello ai due candidati a sindaco chiedono il rinvio delle elezioni a Delia Nuova. Campagna impossibile con le restrizioni di zona rossa, anche l'informazione sui programmi sarebbe difficile. C'hanno ragione, stessa situazione di Siderno. E poi Casa della Salute, prosegue la riorganizzazione, scilla potenziati alcuni servizi anche per fronteggiare l'emergenza. E poi i nuovi numeri civici nelle zone periferiche a Scilla. Mobilità in deroga, tirocini sospesi, Biasi, scrive Aspirli. Al comune Taurianova questi lavoratori assicurano un contributo decisivo
alla macchina amministrativa. La decisione della regione dovuta alla dichiarazione di Calabria zona rossa. Vedremo, anche perché Spirlì è Torre Novese, quindi potrebbe anche prendere, perché conosce la realtà, in considerazione quanto scritto. Lo svincolo autostradale finalmente vede la luce. Rosarno, nuovo impianto di illuminazione a LED sulla via provinciale. Vedete l'intervento finanziato dalla regione per l'efficientamento e il potenziamento della videosorveglianza in tutta la città. Rapine agli uffici postali, Punturiero torna libero. Mentre in basso continua l'assistenza gratuita della parrocchia del Duomo a Polistena. E poi andiamo ancora sulla giudiziaria, perché è saltato il Banco Nuovo, intercettati soggetti non credibili. Questa è una delle motivazioni. I 20 assolti potrebbero pesare sull'appello del Filone in abbreviato, la clamorosa bocciatura dell'impianto accusatorio del processo di Locri. Vedete qui il momento della sentenza. Area Grecanica, un telefono amico per i casi d'emergenza, lo sportello di ascolto istituito per i comuni nell'ambito territoriale. E poi andiamo in basso, sempre la pagina della Ionica. La strada verde della Mendolea a Condofuri, approvata con delibera della giunta Iaria, disponibili 4,5 milioni del patto per lo sviluppo della cittadina metropolitana. Questa piccola notizia in basso, gioiosa Ionica, Green Day, benci ai domiciliari, ha ottenuto gli arresti domiciliari, le ha disposti il GIP di Reggio Calabria, ha accolto la richiesta avanzata dall'avvocato Leone Fonte, difensore del 34enne gioiosa Ionica, arrestato nell'ambito dell'operazione Green Day dai ROS dei Carabinieri. Ardore, non mancherà il presepe nella chiesa della Marina. Sorbara, il parroco vuole continuare a tenere affidata la comunità, quindi affidata alla comunità, il senso è uno spirito comune anche per il Natale che sta arrivando, quindi questo affiatamento anche sul presepe cittadino costituito dalle associazioni. Vedete il momento del taglio del nastro ad Ardore, non sappiamo se sta foto di repertorio, probabilmente sì. Alla segretaria comunale l'interim dell'area tecnica Palizzi, nominata con decreto dalla commissione straordinaria nelle more all'adozione del provvedimento di proroga del geometra Giuseppe Serci. Lasciamo anche quest'altra pagina e andiamo a Siderno. Si vede in foto Stefano Archinà, candidato indipendente per In Piedi per Siderno e supportato anche dalla lotta civica Siderno Unita. Creare un brand cittadino che apra le porte al turismo, grande rilievo al decoro urbano, un ufficio del verde pubblico e una fondazione che diventi un motore degli eventi culturali, è quanto viene sostenuto dal candidato Stefano Archinà della lista In Piedi per Siderno e Siderno Unite, dalle due liste sostenuto. E poi i giovani alla consulta si sono messi al lavoro. Caulonia, prima riunione programmatica. Promuoveremo azioni costruttive per la nostra comunità. Lo vedete in questa foto. Ecco il presidente e la consigliera comunale Mirko Audino e Luana Franco. Placanica, domani la consacrazione, l'altare delle polemiche di San Basilio Magno. Manderemo la messa in diretta anche sulla nostra emittente. Ci spostiamo in basso, rimaniamo sulle pagine della Ionica Gazzetta del Sud. Strumenti medici in dono all'ospedale di Locri. Siderno acquisiti con fondi raccolti lo scorso agosto con un apericena benefico. La consegna da parte dei club service all'ordine dei commercialisti e l'ordine dei commercialisti Locri Day. Complimenti per quanto fanno anche i club service e l'ordine dei commercialisti in questo caso, perché sono sempre attività di grande, dobbiamo dire così, di grande umanità, tenendo conto che la situazione è difficile. Andiamo a vedere il meteo, ci scappa sempre l'ultima pagina, il meteo, vedete, condizioni non sono male, qualche nuvola, il sole c'è, le temperature rimangono costanti, quindi
Anche per oggi sarà un bel inizio weekend, sabato 7 novembre. Andiamo a concludere la nostra rassegna stampa col Quotidiano del Sud, che titolava SOS dell'ospedale di Polistena, medici contagiati e niente sostituti. Questo era, possiamo dire che era il titolo principale, che purtroppo campeggia sulla prima pagina della testata. Un treno in corsa, vedete, Conte con il DPCM, schiaffi a nessuno. E poi coronavirus, altri 37.809 contagi, Ricciardi, ospedali saturi. Questa è la situazione, rabbia e violenza sui social, l'OMS lancia l'allerta, pieni i reparti di medicina in mezza Italia. E poi DL Ristori, bis, platea ampliata, speranza, basta polemiche. Allarme Danimarca per contagi da visioni, record in Germania. E poi questo dei visoni è una notizia che andrei anche a leggerla, ma di fatto è accaduto questo, lo spieghiamo velocemente. Nei visoni è stata trovata una mutazione del coronavirus che potrebbe anche poi essere ritrasmessa all'uomo. Questa è la paura. Quindi sono stati abbattuti migliaia di visoni la situazione è questa qui. Purtroppo si è ipotizzato che potevano essere il virus mutato sarebbe potuto essere trasmesso all'uomo e si è prodotto l'abbattimento dei visoni. Economia all'Italia, altri 10 mesi di ammortizzatori sociali, il Covid continua a stringere nella morsa il comparto aereo e ferroviario. L'allarme di Coldiretti, il lockdown costa 2,7 miliardi, vedete, chiusura di 128.000 bar, ristoranti e agriturismi, è un danno incredibile. E su Biden a un passo, ma Trump non si arrende, parte il Totonomi per la squadra di governo. Troppa disinformazione alla Casa Bianca e le TV oscurano Trump. Medici contagiati, ma all'ospedale mancano anche i sostituti. 13 casi nella struttura, l'ospedale è in fase critica in questo momento a Polistena, ritardi mostruosi nel rafforzamento del personale. Cioè è incredibile, questa sanità del territorio non rimarrà mai a galla. La procura intanto a Reggio indaga sui tracciamenti, perché positivi sono stati lasciati senza comunicazioni. L'ASP ha solo 14 dipendenti in servizio, questo è quanto dice l'ASP, di più non può fare, però la procura a questo punto indagherà, se ci sono delle responsabilità, chi è responsabile avrà da rispondere. Due vittime e 122 nuovi casi nella provincia di Reggio, resta la provincia più colpita, 68 i pazienti sottoposti a ricovero. E poi Crotone, record con 60 casi, il DG Masciari, troppe feste, il reparto Covid più che raddoppiato, picco a San Mauro Marchesato. Ancora, sono 238 i nuovi casi, ma sono diminuiti i tamponi effettuati. Quindi non cantiamo vittoria, che abbiamo abbassato il livello di circa 100 unità, perché i tamponi erano inferiori. Torna alta la pressione sugli ospedali, reparti al limite della saturazione. Il Policlinico annuncia l'ampliamento di altri 12 posti letto. E poi a Botricello i casi salgono a 41, ieri in provincia solo 34 contagi, ma continuano a pesare i ritardi. Provincia di Catanzaro ovviamente ci riferiamo. Due morti in Presila, una delle vittime era ricoverata a Rossano. Altre scuole chiuse a Cosenza. Questa è la situazione. Focolaio al Camp Rom è chiuso, un'altra scuola a Lamezia, mentre resta elevato il numero dei nuovi contagi nel territorio. Ben 19, tra questi vi è anche il presidente della Vibonese. E sulla zona rossa, dice la Bruno Bossio, se non erro, sì, intervista la Bruno Bossio, sulla zona rossa serviva maggiore trasparenza. E se lo dice una deputata del PD che è al governo, non abbiamo che credere. Subito rimborsi a chi ha chiuso. I comuni chiedono di gestire direttamente i fondi legati alla pandemia. L'ANCI chiede al governo un ripensamento e il potenziamento dei servizi sanitari. L'ANCI Calabria, vedete, ha chiesto con un documento la gestione diretta dei fondi. La Calabria non si dipinge tutta di rosso. Il lockdown, alcuni commercianti hanno aperto lo stesso come protesta contro il DPCM. Ma lo ricordiamo,
si rischiano delle sanzioni, quindi bisogna stare molto attenti anche nelle proteste. E poi la, diciamo, la vicenda che riguarda la seduta straordinaria sulla pandemia. Dice Bevacqua, si vogliono prendere in giro i calabresi, la maggioranza dice no, vogliamo approvare una mozione per chiedere la zona gialla, abbiamo le carte in mano e vogliamo tentarla. Aieta e Billari, questa è dozzinale, dice, strumentalizzazione. E poi continua la girandola di nomine, il Codacons presente esposto alla procura, che sta nelle priorità di Spirlì vista la situazione. Spirlì dice nulla, ho solo spostato il mio staff dalla vicepresidenza alla presidenza, visto che ci sto lavorando, nessuna novità, dice lui. Quindi perché tutto questo cancan? Tirocinanti, serve subito un ristoro, almeno i sindacati così dicono. Lamezia, pena pesante per il politico del clan, vedete Giampaolo Bevacqua, al processo d'appello bis, sono 5 anni e 4 mesi, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Ecco, nella foto lo vedete Giampaolo Bevilacqua. E poi l'ANAS appalta lavori in Calabria per complessivi 25 milioni, mentre i sindacati della forestazione chiedono di ripristinare risorse per il comparto. Uno schiaffo che risveglia la Calabria, e il commento in basso. E poi terme e vuote, altre intercettazioni. Ancora nervosismo dei sindaci nei confronti del consigliere regionale Giuseppe Aieta, i dialoghi dei big della politica calabrese all'attenzione della procura. Reggio, la politica si azzanna anche davanti al Covid, dedicato all'emergenza del Consiglio Comunale straordinario, dedicato all'emergenza sanitaria, ma si sono veramente azzannati. Covid-19 con 34 ceppi diversi. Questo è uno studio importante del professor Ferrara, e il progetto del professor Ferrara che ottiene i primi importantissimi risultati internazionali. Pensate, 34 ceppi. E poi la ricerca è individuata attraverso la realizzazione di 3 modelli matematici. E poi chiedersi di analizzare di chi sono le vere responsabilità. Questa è una richiesta politica. E poi centri estetici off limits, noi figli di serie B, incredulità e rabbia per la decisione totalmente immotivata. Due pesi e due misure, parrucchieri aperti perché, noi perché chiusi. Insomma, una guerra tra poveri con ticket, disabili della mamma defunta, professionista a spasso con il permesso proibito, è stato bloccato. Zona rossa, vediamo. In campo vedete le organizzazioni datoriali, comporterà un prezzo insostenibile per le imprese reggine e calabresi, lo dice la CNA, Confagricoltura e Co, hanno chiesto un incontro al prefetto. E poi Covid gela i servizi front office e URP dell'ATAM. Ci spostiamo all'interno, se riusciamo, lo facciamo manualmente. Provincia, risposte tardive e inadeguate, il presidente dell'associazione dei sindaci dopo le richieste dell'ASP, Repaci, servono dialogo e in un certo senso un piano di rafforzamento per le strutture sanitarie. Locride, misure per famiglie e imprese, questo è il sindaco di Bovalino, presenta gli interventi. E poi dai tamponi antigenici a un conto corrente a sostegno dei commercianti, e quanto dice il sindaco, oggi ce ne occuperemo anche durante il nostro TG, ha fatto ieri una conferenza stampa discutendo di questo. Sanità, commissariamento, fallimento che genera costi sociali ed economici, lo dice Maria Teresa Fragomeni del PD di Siderno, candidata alle elezioni prossime se tutto sarà confermato naturalmente. E poi Varacalli e La Colla si appellano alle più alte cariche dello Stato, arte e cultura, basta lockdown, si utilizzano risorse UE per i settori. Crinò, vedete, territorio esautorato, dice il consigliere regionale, attacca Speranza, con il provvedimento sulla zona rossa il governo boccia se stesso, c'ha ragione su questo.
Gioiosa Ionica, Tassone presenta il principe smemorato. A Salerno, alle poste, vedete, arriva il totem per le attese, light, il servizio anche alle filiali di Colonia Marina e Monasterage. La prenotazione su WhatsApp e dal PC di casa, finalmente dei servizi di automazione che aiutino ad evitare le code in un momento come questo. A Careri, un progetto non profit innovativo, l'associazione culturale dedicata a San Francesco Perri torna in attività dopo anni, mentre a Bianco le forze armate, unità nazionale, celebrazioni in forma ridotta, il virus condiziona la tradizionale cerimonia che normalmente. Andiamo avanti. Sulla Piana serve un'azione incisiva e unitaria. Il sindaco invita la regione a intervenire su sanità e ristori economici. C'è per la protesta anche qua. Palmi, la regione ha dormito e molti devono stare a casa. Su Taurianova, ultimi canti da Shangri-La. Il tema del viaggio domina l'ultima opera di Mamone, la raccolta di liriche. E poi Vibo, la città torna deserta o quasi. Sindaci all'attacco nel Vibonese, si è perso tempo e per il massimo inquinio di Palazzo Razzà faremo ricorso al TAR per il DPCM. E poi lo sport, vedete, il Crotone è vivo e si rialzerà. Regina la fiducia di Toscano e poi un Cosenza lucido e cinico. Nuovo album per la Mannoia, vedete, in uscita Padroni di Niente, nato durante il lockdown, quindi anche questa è una bella notizia, un segnale positivo. Il meteo, è inutile dire, la media arriviamo a 20 gradi, tocchiamo le massime 20 gradi, sole un po' in tutta la regione, quindi un buon weekend che ci gusteremo dalle nostre case per chi non lavora, chi invece lavora si regala regolarmente sul posto di lavoro. Grazie e buon proseguimento. La prossima informazione di Telemia alle 13.30 con il nostro TG. Buona giornata naturalmente a tutti i telespettatori. Da Synergy Cittanova ancora ribassi. Grande campagna sulle stufe a pellet. Risparmi fino al 65%. Prezzi giù anche su telefonia ed elettrodomestici. Synergy Cittanova, vicino alla villa comunale. Affrettati, sconto su misura anche per te. Presso il canile Dog Toffee si effettuano servizi di cremazioni per animali d'affezione, con ritiro presso le vostre abitazioni o cliniche veterinarie di tutto il territorio regionale, il tutto con mezzi autorizzati ASP e personale qualificato. Il servizio di cremazione singola permette di ricevere una cremazione esclusiva del vostro animale, si intende ritiro più cremazione con recupero ceneri in 24 ore e possibilità di assistere alle operazioni di cremazione del vostro amico a quattro zampe. Richiesta dell'urna, a vostra scelta. Dog Toffee, Contrada Calamandre, Caulonia. Ama chi ti ha amato veramente. Auto Albanese, concessionario DR. Ci trovi a Siderno in via delle Americhe 42, telefono 0964 34 45 64. Thank you.
pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata e a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna.